Ok, grazie Barbara. Grazie Barbara per l'invito. Allora, cerco di essere rapido perché il tempo è corto. Allora, il caso che vi presento è quello di una paziente di 63 anni, buone condizioni generali, solo terapia con ipoglicemizzanti. La storia clinica prevedeva un intervento non complicato in occhio sinistro di fagoemulsificazione eseguito nel 2014, lamentava da circa un mese, riferito dalla paziente, un calo del visus associato a fotopsia. Siamo a novembre 2015. La diagnosi era di un distacco di retina in occhio sinistro, subtotale, macula off pseudofachi con lacerazione retinica ad ore 2 equatoriale con un foro a tutto spessore, vitreo attivo. Quindi la strategia chirurgica che si considerava nella paziente pseudofagica era di una vitrectomia 23G pars plana. Io solitamente in quell'epoca, oggi non più, utilizzavo un cannello Synergetics illuminato, trocar semivalvolati, controllo irrigazione infusione per caduta. Allora, il video, vediamo se va. Ok, cerco di andare rapido, quindi vitrectomia, scende la base, io cerco di essere sempre abbastanza pulito, lì dove ho degli spazi cerco di utilizzarli, tagliando ovviamente tutto il vitro della base, endoaspirazione di fluido sottoretinico attraverso la rottura, con frequenza di taglio ovviamente elevata vado sulla rottura. Quello che mi capita è che invito il mio collaboratore a illuminarmi nella zona dello shaving della base, e quello che si verifica è che mi tira un po' il cannello, poi lo reinserisce e il liquido va sotto la coroide. Vedete, a un certo punto io mi trovo a lavorare con la bocca della rottura che è praticamente a secco perché la coroide mi ha spinto avanti il liquido, ma io non ho più spazio perché si è distaccata la coroide. Bene, questo era il quadro praticamente in cui mi sono trovato nel giro di, credo, non più di 60 secondi. Allora, cosa pensereste di fare? Un po' di provocazione, ma quello che ho scritto è giusto per darvi qualche idea. Allora, chiudere il cannello, chiudere la linea di infusione e verificare la posizione del cannello che si è in situ. Chiudere l'infusione e posizionare un anterior chamber maintainer, oppure chiudere l'infusione, iniettare perfluoro per appianare le bozze coroideali, oppure chiudere l'infusione, verificare il cannello e drenare sopra la coroide con un trocar 23 e sollevare la boccia. Io qui ero praticamente legato al fatto che la via di infusione era illuminata, quindi non potevo utilizzare lo stesso cannello attraverso un altro trocar, perché voi sapete che quello Synergetics non può andare all'interno degli altri trocar. Allora la mia scelta è stata nell'emergenza quella di chiudere subito l'infusione, verificare la posizione del cannello, quindi rimetterlo in camera vitrea e drenare con un trocar 23G sollevando successivamente la bozza. Questa è stata la manovra, ci vuole un po' di coraggio, ovviamente identificate il punto più alto della rottura con boccia spenta posizionamento di un trocar, siete quasi sulla inserzione del retto, dopodiché ovviamente si toglie la valvola, altrimenti il fluido dallo spazio sovracoroideale non può uscire, dopodiché riapertura del cannello, penso che ci arriviamo con il video. Ecco, questa è allora la condizione da cui io partivo, metto un po' più su la boccia verificando che la linea di infusione sia dentro, ovviamente quello che vedo lavorando senza attivare vitrectomo ma soltanto con la luce è che progressivamente la coroide ritorna in piano fino a crearmi uno spazio praticamente nuovamente formato. La chirurgia poi è proseguita con iniezione di colorante, peeling di membrane piretiniche, peeling di limitante interna, iniezione di perfluoro per la stabilizzazione, scambio con olio di silicone, scambio diretto. E alla fine, vedete, la mia tecnica di rimozione, che non prevede di entrare tutto con la lancia dentro, la rimozione dei trocars, il controllo, io non ho avuto nessuna emorragia coroideale. Ovviamente è una situazione di emergenza, quindi è un caso che ho presentato proprio perché la gestione è risultata un po' dalla immediatezza di dover risolvere il caso. Grazie Valerio. Micol. Grazie. Allora, non esistono studi pubblicati sui distacchi sierosi di coroide durante vitrectomia, solo uno ne esiste ed è stato condotto su post mortem, quindi su occhi, su campioni autoptici, però quello che è stato studiato è che sembra essere una complicanza prevalentemente, se non esclusivamente, legata all'apposizionamento e all'angolazione del trocar in pars plana, e chiaramente più il trocar è angolato, più è lungo il percorso che il trocar fa in trasclerale e meno è chiaramente la lunghezza della bocca del trocar in cavità vitrea. Quindi con le manovre chirurgiche esiste il rischio che si esca e si infili nello spazio sottocoroideale. Quindi non ci sono lavori, per cui se uno si domanda che cosa fare in questi casi, fortunatamente abbiamo il nostro santo Graal, quando non trovate qualcosa cercatelo su questo sito meraviglioso, dove ci sono diversi approcci descritti. Il primo, qui è partito tutto, va bene.
Sì, adesso li blocco tutti uno per uno. Comunque, il primo, quello descritto in questo caso del video presentato da Pollack, è quello descritto del management, del collega. Il secondo, è questo caso, è l'unico intraoperatorio descritto, di un caso di un diabetico in cui l'aiutante ha rimosso inavvertitamente la cannula, o comunque la vedete, è fuoriuscita, quantomeno non è più in sede, e la soluzione del collega è stata semplicemente spostare la cannula in un altro punto in modo da appianare i distacchi di coroide, ed effettivamente ha funzionato. Però vi sono altri approcci, soprattutto in casi in cui questo avviene nel post chirurgico, quindi non intraoperatori. Quello per esempio dell'incisione sclerale per drenare il fluido sieroso del distacco appunto sieroso di coroide, e che effettivamente può sembrare la manovra meno elegante di tutti, però funziona. E poi vi è quest'ultimo approccio che io ho trovato incredibile, fenomenale, che è fatto con un'aspirazione attiva, cioè c'è la cima container e un ago da 26 gauge rivestito dalla sleeve che normalmente si usa per i cerchiaggi, che viene posizionato in modo angolato nel contesto del distacco di coroide, attaccato alla macchina che in questo caso era l'Acorus, e drenato in aspirazione attiva. Questo che vedete qui nell'immagine è un kissing completo di distacchi di coroide a kissing. Il collega posiziona l'ago da 26 gauge nel contesto di uno dei due distacchi, lo attacca all'Acorus e comincia ad aspirare attivamente. E vedete che cosa succede di questi distacchi di coroide. Il video va avanti e cerco di andare avanti un po' più veloce per mancanza di tempo, però il risultato finale è come se questo paziente non avesse avuto nulla di tutto ciò, di tutto quello che avete visto. Ok, grazie. Grazie Nicole, grazie anche per il consiglio di controllare su YouTube se non riusciamo a trovare niente su PubMed. Ci sono domande, osservazioni dai panelisti, dalla platea? Prego, a torzione. Un microfono, per favore. È importante distinguere i due casi, cioè qui abbiamo parlato di un sollevamento coroideale da liquido di infusione, e che è completamente diverso da quello che si può avere in caso di emorragia. Mi permetto solamente, dato che queste cose negli anni capitano, non è la prima volta che capita e non sarà l'ultima, di solito non è necessario neanche fare l'evacuativa utilizzando il trocker o facendo incisioni, perché questo tipo di sollevamento va posto da solo nel momento in cui il cannello è riposto a livello della camera vitrea. Però tra tutte le soluzioni che erano state riportate in letteratura, a mio parere, quando c'è una cosa di questo tipo, il chiudere l'infusione senza stabilizzare la retina con il perfluorocarbonato può comportare che cosa? Nel momento in cui si fa il cambio, nel momento in cui si fa la nuova pressione per creare la nuova sclerotomia, di avere una vera emorragia. E quindi questo complica le cose, soprattutto se il paziente è un miope elevato, oppure se il paziente è in anestesia locale, oppure se disgraziatamente in quel momento l'anestesista per tanti motivi l'ha lasciato un po' leggero e quindi può creare la cosa. Quindi personalmente le volte che mi è capitato, e capita, indipendentemente se uno è bravo o non è bravo, perché può capitare, l'importante è saper gestire la complicanza. Il mio consiglio è stabilizzare la retina col perfluorocarbonato in modo tale che noi abbiamo una pressione costante, tanto più che questi sono i valvolati, quindi non permettono di uscire, quindi dopo io ho un tono sufficiente per evitare che la pressione per l'introduzione della nuova punto di apporto di liquido non crei di per sé delle variazioni di pressione importante. E poi a quel punto vedrete che mettendo il cannello nuovo, senza dover evacuare, si riduce quasi completamente. Tutto qua. Grazie mille.